L'inaugurazione della stagione teatrale 2023-24 del Teatro Elicantropo di Napoli sarà affidata a Rosario Palazzolo, che giovedì 30 novembre porterà in scena alle 21 Salvatore Nocera, interprete del suo premiatissimo spettacolo Letizia Forever, che apre così il sipario sulla 28esima stagione dello spazio eventi partenopeo, come spiega Carlo Cerciello, direttore del teatro. Crediamo in un teatro che sia autoreferenziale, sia, insomma, che abbia qualcosa da dire al contemporaneo. E anche quest'anno dunque saranno temi forti, temi come no alla guerra, no ai fascismi, no all'indifferenza e al cinismo verso quelle categorie umane che solo per il fatto di non farcela in realtà poi vengono messe ai margini. L'obiettivo è continuare a offrire spazio e vetrina ad artisti e compagnie provenienti da tutta Italia, anche quest'anno grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Edoardo De Filippo, come sottolinea Francesco Somma, direttore della Fondazione Partenopea. È il secondo anno che condividiamo questa esperienza straordinaria col Teatro Elicantropo, che abbiamo ospitato questa mattina qui per la presentazione della conferenza stampa. Una collaborazione che è data dalla sua disponibilità, dalla disponibilità del Teatro Elicantropo per fare un approfondimento sulla drammaturgia eduardiana, cosa che facciamo con piacere perché lo scorso anno ha avuto un grande successo che si ripeterà, viste le attenzioni oramai riservate anche dagli allievi che frequentano il corso di Carlo Cerciello. Ed è un buon auspicio per quello che sarà il 2024, un anno ricco di avvenimenti, se si tiene conto che sono i 70 anni dell'inaugurazione di San Ferdinando ad opera di Edoardo e fanno 40 anni dalla data della scomparsa di Edoardo.